Buonasera, buonasera e benvenuti a questo primo webinar di 3D Academy. Io sono Ubaldo Besocchi. Per chi non mi conosce già dall'anno scorso, faccio una brevissima mia presentazione. Io mi occupo di stampa 3D, scansione 3D e modellazione, soprattutto in ambito educativo e museale. Quello di oggi è il primo di una serie di webinar specifici sulla modellazione 3D. Naturalmente all'interno ci sarà qualche rimando, qualche cenno anche alla stampa, che è un argomento comunque strettamente legato. Però nei prossimi 4 webinar ci dedicheremo solamente al disegno, o almeno per la maggior parte del tempo al disegno, e vedremo e farò vedere due software diversi, uno che abbiamo già incontrato l'anno scorso e da cui spesso sono partito, che è Tinkercad, che è un software, è una web app, è un software gratuito che permette di disegnare utilizzando delle primitive, quindi di ottenere modelli 3D in realtà in maniera molto molto facile. L'altro è un software un po' più tecnico, un pochino più avanzato, ma che dialoga molto bene con Tinkercad. È un software sempre di Autodesk, quindi dello stessi produttori, e si chiama Fusion 360. Quindi in questi 5 webinar dedicheremo 2 lezioni intere a Tinkercad, una lezione intermedia dove vi farò vedere come poter far dialogare tra loro questi due programmi, quindi come poter iniziare un modello su Tinkercad, farlo per grandi linee e poi importarlo su Fusion per dei ritocchi più specifici, mentre gli ultimi 2 webinar saranno totalmente dedicati a Fusion 360 e quindi a illustrarvi un software che ha una serie molto più ampia di possibilità e anche una precisione molto maggiore quando si vanno a disegnare particolari piccoli o che richiedono tolleranze molto accurate. In particolare, nell'ultimo webinar parleremo di moduli, incastri, tolleranze, quindi tutto ciò che di solito è molto molto importante per far sì che quello che viene disegnato virtualmente poi funzioni anche nel mondo reale, quindi una volta che io ho stampato il mio modello, questo se è in 2 o più parti con baci si riesca a costruire, a montare, ed è solitamente un argomento abbastanza difficile. Benissimo, quindi dopo questa brevissima introduzione, direi di iniziare quindi questo ciclo di webinar che abbiamo chiamato Modellazione 3D per la scuola. Come sempre vi farò degli esempi, dei riferimenti specifici a tutto quello che potrete utilizzare, che potrete adottare all'interno delle vostre lezioni. Primo modulo, primo webinar, quello di oggi, prima lezione, si chiama Disegnare con le primitive di Tinkercad, quindi è un primo approccio, una prima panoramica sulla modellazione 3D attraverso l'utilizzo di questo software, di questa web app che è Tinkercad. Bene, dopo questa breve introduzione andiamo a vedere subito il software, quindi cerchiamo Tinkercad dal motore di ricerca. Tinkercad vi richiede un account gratuito, quindi vi richiede di inserire un'email e di creare una password per poter accedere, in quanto è un'applicazione utilizzabile solamente online. Tuttavia questo account ci farà comodo anche per la seconda parte del corso, quando utilizzeremo Fusion 360, che essendo sempre di Autodesk, vi permetterà di accedere sempre con la solita registrazione. Per cui andiamo a fare accedi, accediamo con Google. Ecco qui, quindi dalla dashboard, dalla pagina principale dove avrete raccolti tutti i progetti che via via creerete, possiamo andare direttamente su Crea nuovo progetto per vedere l'area di lavoro. L'area di lavoro è abbastanza semplice, c'è il piano. In alto avete una serie di comandi che in questo momento non sono accesi, non sono evidenziati perché il piano di lavoro è vuoto, e sulla destra avete
tutta una serie di forme. La prima cosa importantissima da sapere di questo software è che lavora tramite primitive, quindi lavora utilizzando forme geometriche solidi. E questi solidi possono essere di due tipi: solidi pieni, come in questo caso, come lo vedete, colorato, oppure solidi vuoti. Eccolo qua, ve li metto accanto per vedere bene. Vedete che il secondo cubo che ho importato è trasparente, quindi solido pieno rosso o comunque, come qui potete cliccando sopra, avete una vasta scelta di colori, oppure solido vuoto, che lo vedete trasparente. Perfetto, tutto il programma si basa sull'unione, sull'alternanza, quindi sulla somma e sulla sottrazione di solidi pieni e solidi vuoti. Quindi partendo da forme base, come in questo caso un cubo, riusciremo a crearne altre più complesse. E tra poco vi farò vedere come. Bene, allora eliminiamo queste due forme, lo potete fare velocemente con il cestino, eccolo qua, e andiamo a vedere le operazioni di base. La prima, inconsciamente ve l'ho già fatta vedere, è lo zoom. Quindi vedete, mi posso avvicinare o allontanare dal piano di lavoro. Lo posso fare in due modi, o con la rotellina del mouse, che di solito è la scelta più veloce, oppure utilizzando i tasti zoom avanti o zoom indietro, che trovate qui sulla sinistra. Seconda operazione per esplorare il piano di lavoro è quella di farlo ruotare. Ricordiamoci che lavorando in tre dimensioni avremo bisogno di ruotare molto spesso l'oggetto per vedere che, per esempio, sia due oggetti siano allineati realmente in tutte e tre le dimensioni e non soltanto magari in due dimensioni e che sia un effetto ottico. Bene, quindi quello che si chiama orbit lo potete fare sia con il mouse utilizzando il tasto sinistro oppure utilizzando questo cubo di navigazione qui in alto a sinistra che vi fa vedere tutte le varie facce. Okay, potete fare anche qui o semplicemente ruotandolo, quindi tenendo premuto il mouse e ruotandolo, oppure andando a cliccare e scegliere la faccia che volete vedere. Bene, come seconda cosa, quindi dopo aver capito come muoversi all'interno del piano, possiamo andare a vedere le forme che il programma ci mette a disposizione. Allora, le prime, quelle più semplici, sono i solidi classici, quindi cubo, cilindro, sfera, scribble che dopo vi farò vedere, quello che chiama tetto, cono, vari tipi, il testo, ok, avete una buona base di forme da utilizzare. Quindi per utilizzarle molto semplicemente basta cliccarci sopra e trascinarle sul piano di lavoro. Ok, in questo momento le stiamo vedendo dall'alto, io vado a ruotare leggermente la visuale per farvelo vedere meglio. Una volta che la forma è importata, voi potete andare a modificarla già con delle operazioni estremamente semplici. Quindi vedete che ci sono questi cubi sia bianchi che neri, ve li chiamerò maniglie da qui in poi. Attraverso le maniglie nere avete la possibilità di modificare l'oggetto in una direzione. Quindi in questo caso, eccolo qua, vedete, io lo sto allungando in basso. Tutte le volte che modifico l'oggetto, vedete che ho il dato delle dimensioni. Questo 61, ricordatevelo sempre, è molto importante, è la misura espressa in millimetri. Quindi questo è sempre bene saperlo quando si disegna, quando si modella in 3D, tutti i programmi si esprimono in millimetri, per cui se voglio che il mio oggetto sia lungo, per esempio, 10 centimetri, dovrò dare come impostazione 100, e questo lo posso fare o manualmente, come avete visto, ho appena fatto, quindi attraverso il tastierino numerico, attraverso la tastiera, oppure semplicemente trascinandolo, come stavo facendo prima. Chiaramente trascinandolo,
è un pochino più complesso perché devo essere preciso ed è facile, eccolo qua, 100 ed è facile sbagliarsi. Quindi come vedete le maniglie nere vi permettono di variare un'unica direzione, mentre le maniglie bianche ve ne fanno variare due. In questo caso vedete io ho il dato di lunghezza e di larghezza, quindi se voglio andare a variarli due insieme posso farlo utilizzando le maniglie bianche. È sempre un po' più complesso andare a modificare due dimensioni insieme perché comunque c'è sempre un margine di errore. Una cosa comoda in questo caso però può essere le modifiche vincolate, quindi per esempio rispettando il parametro, diciamo che diamo 30 di larghezza e 90, quindi 3 a 1, okay? Se io voglio mantenere questa proporzione ma portare il lato lungo a 100, posso farlo andando a cliccare sulla vostra tastiera il tasto Shift, quindi la freccetta verso l'alto. E in questo caso vedete io andrò a modificare due dimensioni che mantengono la stessa proporzione sia in basso, quindi sia riducendolo, che andando a ingrandirlo. Se torno, eccolo, cerchiamo di tornare più o meno 30-90, eccolo qua. L'altro parametro che posso andare a modificare è quello relativo all'altezza, quindi anche qui lo posso fare o semplicemente trascinando il mio oggetto. Partendo da, ve lo faccio vedere che questa è l'unica cosa dove si può avere qualche dubbio, ci sono due maniglie, quella bianca che effettivamente è quella che ci serve per variare le dimensioni in altezza del nostro oggetto e subito sopra vedete c'è questa sorta di triangolo nero che invece ci serve per alzare o abbassare il nostro oggetto dal piano di lavoro, ok? Quindi qui vedete che vi compaiono i valori di spostamento. Torniamo a zero, ecco, torniamo a zero. Altro movimento, ricordatevi che lavoriamo su tre dimensioni, sono le rotazioni. Per poter ruotare l'oggetto avete queste frecce. Eccole qua, vedete, vi permette di ruotarlo sia per gradi, quindi con spostamenti di 22 gradi e mezzo, 22 e mezzo, 45 e così via, oppure se sposto il mio cursore verso l'esterno, potete fare rotazioni molto più precise, quindi spostandovi di circa un grado alla volta. Questo naturalmente lo potete fare su tutte e tre le dimensioni. Una maniglia ce l'avete di rotazione, ce l'avete qui, una maniglia di rotazione è qua e la terza, ve lo giro per farvelo vedere meglio, è questa qua. Bene, in questo modo voi avete il pieno controllo su tutti i vostri oggetti. Potete dargli la forma che preferite, alzarli rispetto al piano di lavoro, ruotarli. E così via. Questo ricordatelo perché tutti i modelli, tutti i disegni che farete partiranno da un oggetto in questo modo che voi dovrete in qualche modo adattare per ciò che vi serve. Benissimo, quindi andiamo a levare l'oggetto che abbiamo modificato, torniamo alla posizione base del piano di lavoro. E cominciamo a vedere come mischiare gli oggetti tra loro. Quindi iniziamo con due oggetti solidi. Importerò un cubo e un cilindro. Allora, come vedete, questi sono due oggetti separati tra loro, molto semplice. Bene. Se voglio creare una forma dall'unione di questi due solidi, quindi per esempio andando a, eccolo qua, a sovrapporli, mi avvicino per farvelo vedere. Ok, come avete visto, io sono andato a sovrapporre il cilindro al cubo. In questo momento sono ancora due forme separate perché
come vedete posso evidenziare prima una poi l'altra, ma in questo caso io le voglio unire, quindi con un riquadro di selezione vado a evidenziare tutte e due le forme e se ci fate caso qui in alto si è evidenziato questo tasto, il tasto raggruppa, ve lo faccio rivedere, se le forme non sono evidenziate, ok, qui il tasto è in ombra, quindi non è cliccabile. Nel momento in cui io le vado a selezionare entrambe, ecco che mi compare il tasto cliccabile. Se lo clicco, eccolo qua, ho questa trasformazione, quindi delle due forme ne ho creata una sola unica, che è il risultato dell'unione delle due. Non mi piace il risultato, ho sbagliato a fare l'unione, non c'è nessun problema. Se ci clicco sopra, vedete, si è evidenziata in questo caso il tasto successivo, separa. Quindi andando a cliccarci, torno alla posizione di partenza, alle mie due forme, una e due. Voglio modificare leggermente la disposizione, la fusione. E faccio esattamente la stessa cosa, le seleziono e le raggruppo. Ecco che la forma che ho ottenuto in questo caso è differente. Quindi avete visto come con due forme solide io vado a creare un nuovo oggetto semplicemente sommandole e andando a eliminare tutta quella che è la parte di intersezione. Se provo a fare la stessa cosa, utilizzo la forma che ho già con un vuoto, quindi vado a sovrapporre una forma vuota a quella che ho appena creato e faccio esattamente la stessa operazione, quindi seleziono tutto attraverso una finestra di selezione e vado a dire raggruppa. In questo caso l'operazione che ottengo è il contrario, quindi la parte di sovrapposizione tra la figura piena e la figura vuota viene sottratta. Sparisce. Ecco qua. Bene, anche qui naturalmente ho la possibilità di tornare indietro sempre con il tasto separa. Se voglio tornare alla mia condizione iniziale, eccolo qua, ho riportato le mie tre figure. A questo punto andiamo a vedere gli ultimi due tasti qui in alto a destra. Se io seleziono le mie figure, vedete che si rendono cliccabili questi ultimi due, il tasto allinea e il tasto specchia. Allora, per semplicità lo facciamo con due oggetti, quindi andiamo a rimuovere il cilindro vuoto e ci teniamo il cubo e il cilindro pieno. Non cambia niente con il vuoto, è solo per praticità. Quindi l'operazione, come avrete ormai capito, è sempre la solita: selezionare due oggetti insieme per poter attivare questi tasti. Clicco su allinea e come vedete sul piano di lavoro mi compaiono questi pulsanti neri. Questi pulsanti neri, se ci passo sopra con il mouse, quindi se vado semplicemente a evidenziarli senza cliccare, vedete che mi fa una sorta di anteprima dell'allineamento che andrà a fare. Quindi vedete qui in questo caso se lo metto centrale io ho i due profili dei miei oggetti, il profilo del cubo e il profilo del cilindro, che si vanno a sovrapporre. Naturalmente è un allineamento abbastanza grossolano, non vi permette di farlo al millimetro, vi permette semplicemente di allineare tutto a sinistra, centrale o tutto a destra. Solita cosa, quindi sia sull'asse X che sull'asse XY, scusatemi, che in questo momento forse è un pochino meno visibile, che sull'asse Z, che anzi non è per niente visibile perché i due oggetti sono alla stessa altezza. Quindi proviamo a modificare leggermente sia la posizione in Y, eccolo qua, sia l'altezza e a ripetere l'operazione. Quindi diciamo io ho due oggetti, in questo caso cerco di farvi vedere in tutte e tre le dimensioni molto distanti tra loro. Se voglio fare un allineamento veloce me li seleziono, eccolo qua, in questo caso ho tutti i tasti a disposizione, quindi posso allinearli
il cubo a livello del cilindro centrale o il cilindro a livello del cubo sia su un asse che sull'altro, naturalmente. E anche per quanto riguarda l'altezza, posso portarli tutti e due sul piano di base a un'altezza media entrambe, oppure tutti e due all'altezza del mio cilindro. Quindi, se voglio ritornare nella posizione da cui sono partito, posso cliccare quindi il tasto più basso nell'asse Z, ok, e poi magari me li avvicino, riportando il cilindro all'altezza del cubo. Eccolo qua, quindi vedete, con due clic siete arrivati alla posizione da cui siamo partiti senza bisogno di operazioni magari un pochino più complicate. Vediamo un'ultima cosa: se il mio cilindro fosse stato un vuoto invece che un pieno e avessi voluto scavare il cubo esattamente al centro, semplicemente col tasto di allineamento centrale, eccolo qui, ho allineato perfettamente, vedete, non c'è più niente, nessun tasto è cliccabile, quindi i miei oggetti in questo momento sono perfettamente allineati, li vado a selezionare entrambi, li vado a raggruppare, eccolo qua che ho ottenuto lo scavo esattamente nel punto centrale. Ultima operazione da vedere è l'operazione, è il comando specchia, quindi torniamo un attimo indietro, mi servono nuovamente le due figure perché naturalmente fare il comando specchia con un cubo e un cilindro è un po' difficile, diciamo che si vede meglio quando le mie figure non sono perfettamente simmetriche in tutti i lati. Quindi andiamo a creare una forma che non lo sia. Ecco qua, la unisco e la raddoppio. Vi faccio rivedere questo passaggio che ho fatto velocemente. Se ne cancello una. Ok, torno un attimo indietro. Quindi ho semplicemente unito le mie due forme con l'operazione di raggruppa. A questo punto, se voglio raddoppiare la mia forma, per farlo ho questo tasto qua, duplica. Quindi cliccando sul tasto duplica, sembra non sia successo niente, in realtà in questo momento ho due forme identiche sovrapposte. Eccole qua. Bene, per cui le andiamo ad allineare. Portiamole tutte e due sulla stessa, okay, sulla stessa retta e seleziono una delle due e utilizzo il tasto specchia. Quindi con il tasto specchia, molto simile in realtà alla linea, posso decidere su quale asse andare a specchiare il mio oggetto. Quindi per esempio su asse Y, eccolo qua, ritorniamo al punto di partenza, sull'asse X, o su Z che in questo momento diciamo che non si vede perché la parte di base, la parte a tetto del mio oggetto sono identiche. Questa operazione naturalmente la potete fare anche semplicemente andando a ruotare con le maniglie come vi ho fatto vedere all'inizio il mio oggetto. Se io lo vado a ruotare di 180 gradi naturalmente ottengo il medesimo risultato. Il tasto specchia però può essere una scorciatoia, insomma, può essere una cosa un pochino più veloce da utilizzare. Bene, con questo è l'ultimo comando di base per andare a modificare i nostri oggetti. E ora andiamo a vedere un altro paio di funzioni interessanti che Tinkercad mette a disposizione. Allora, vado a rimuovere le due forme che ho disegnato e torniamo pure alla visione di base. Vado a prendere la funzione Scribble, eccola qua, questa con questa forma un po' strana. La importo all'interno del piano di lavoro e vedrete che ora, eccolo qua, io vedo il mio piano di lavoro in maniera completamente bidimensionale e poi qui in alto sulla destra la finestra tridimensionale, una specie di anteprima. A cosa serve questo tasto? Questo tasto serve a disegnare una forma in maniera bidimensionale
e in automatico, che in automatico verrà estrusa, quindi verrà data una tridimensionalità. Allora proviamo a fare una sorta di triangolo. Naturalmente disegnare a mano libera con il mouse non è semplicissimo. Ci sta pensando, eccolo qua, vedete in anteprima l'estrusione della forma che io sono andato a disegnare. Naturalmente avete sia la penna, quindi la possibilità di disegnare, aggiungiamo un lato interno, sia, se ho sbagliato, la possibilità di rimuovere attraverso la gomma. Quindi clicco sulla gomma e vado a rimuovere tutto quello che non mi interessa. Quindi anche in questo caso non è un disegno di precisione, ma come avete visto questo software non ha sicuramente la precisione di un CAD professionale, per quello vi farò vedere più avanti. Questo è un ottimo software per iniziare. Altra possibilità che ci dà è quello di andare a creare solidi pieni, ok? In maniera magari un pochino meno facile, un pochino meno immediato, andando a selezionare delle aree, ok? Quindi, come vedete, io clicco un punto che è il punto di origine dell'area che andrò a selezionare, trascino in modo da fare l'ampiezza e dopodiché, ruotando, vado a disegnare l'area che mi interessa. Naturalmente, una volta che rilascio, l'area diventa definitiva. Bene, ora ho fatto un po' di confusione. Con il tasto cancella posso svuotare completamente il piano. Quindi vi faccio rivedere quest'ultima cosa, che è quella un pochino magari più difficile da farvi vedere bene. Ok, quindi cliccando e andando a decidere l'estensione dell'area che vado a ricoprire, ok? Solita cosa, si può fare riempiendo o, se voglio farlo, o svuotandolo, esattamente come vi ho fatto vedere prima la gomma, si può fare anche qui, ok? Eccolo, vado a ricavarmi un incavo all'interno del mio oggetto. Allora, cancelliamo tutto e facciamo un oggetto un pochino più semplice, disegnato con la funzione lapis. Ok, facciamo questa sorta di triangolo. Una volta che l'oggetto mi soddisfa, basta cliccare su fatto e questo verrà importato all'interno del nostro piano di lavoro e qui avrete tutte le possibilità di modifica che vi ho fatto vedere finora. Quindi potrete andare a modificarlo in maniera diretta andando a cambiare le dimensioni oppure andare a creare un pieno, un vuoto, quindi andando a sommare, a sottrarlo con altre forme e tutto e così via. Altra funzione molto utile è quella text. Quindi spostiamo un attimino la forma che abbiamo appena fatto, andiamo a scorrere tutte le forme di base a disposizione. Eccola qua. Ci interessa in questo momento testo, quindi se trascino la forma testo all'interno del piano di lavoro, sulla destra, eccolo qua, si apre questa finestra dove possiamo andare a scrivere semplicemente. Quindi andiamo a rimuovere text, scriviamoci ciao. In automatico, vedete, è cambiato. Ho anche qualche font da poter scegliere, quindi Sans piuttosto che Sans Mono, quindi ho un minimo, chiaramente non è Word, ma ho un minimo di stili da poter sperimentare. E a questo punto, come vi dicevo, anche questo è un testo completamente editabile. Un'accortezza, quando si modella in 3D, pensando poi ovviamente come risultato finale alla stampa e si utilizza lo strumento testo, bisogna fare un minimo di attenzione perché come vedete queste lettere sono tutte separate una dall'altra e anche il puntino sulla I. Quindi nel momento in cui io andrò a stampare questa scritta, se la stampo così, avrò quattro
quattro lettere singole, che quindi poi dovrò andare a rimettere insieme in qualche modo, con la colla o con, non so, incollandole su un supporto. Quindi una cosa che posso fare già dalla modellazione è quella di inserire o uno sfondo, immaginiamoci, portando il nostro cubo, rendendolo, eccolo, abbastanza sottile, quindi un paio di millimetri, e andando a creare una sorta di base su cui far aderire la mia scritta. Eccola qua. Magari includendo anche il puntino sulla I, ok, in modo che una volta che vado a stamparlo, la mia scritta sia un tutt'uno. Oppure una soluzione che potrebbe essere un pochino meno invasiva può essere quella di creare semplicemente una base. Naturalmente, se creo una base, devo essere sicuro di aver preso tutte le mie lettere, quindi magari stare anche un pochino più alto rispetto a ora, e non dimenticarmi il puntino della I, perché questo avrà esattamente il solito problema. Quindi mi importo un nuovo cubo, me lo ridimensiono a 2 mm. Naturalmente questo lo posso fare molto molto piccolo in modo che non dia noia, e poi lo utilizzo. Lo utilizzo per andare ad unire la I con il puntino. Naturalmente questa è solo un'idea, e poi una scritta può essere semplicemente incisa piuttosto che messa in rilievo su un oggetto più complesso. Ok, era solo per farvi vedere una possibilità. Con questo abbiamo sostanzialmente esaurito le forme di base. Qui vi faccio vedere, ce ne sono altre, ma sono tutte forme in realtà facilmente utilizzabili come quelle che vi ho fatto vedere in precedenza. Bene, ripuliamo la nostra area di lavoro e proviamo a creare una figura mischiando tutto quello che abbiamo visto fino ad ora, una figura che magari possa essere utile nel mondo della scuola. Allora, pensavo di creare delle sezioni in un cono, quindi importiamo prima di tutto il cono e diamogli una dimensione. In questo caso possiamo dare 40 e 40 alla base, quindi 40 e 40, e l'altezza la possiamo fare anche un po' di più, diciamo una cinquantina. Quindi sto facendo un cono di 5 cm di altezza per 4 di area di, ba di, sì, di diametro. Okay. Allora, a questo punto, per creare dei tagli all'interno di questo cono, non lo posso fare direttamente, lo posso fare utilizzando come sempre le forme vuote. Quindi la forma che si adatta meglio a creare dei tagli netti ovviamente è il cubo. Quindi in questo momento facciamo che sposto in un angolo il mio cono. Allora, cosa devo fare? Sostanzialmente devo creare delle sezioni il più largo possibile e il più sottili possibili che vadano poi a incrociare il mio cono. Creiamo anche belle ampie. 2 mm sono comunque tanti, a noi ci basta in realtà una superficie piccolissima, quindi direi che possiamo andare addirittura a fare 0,01 mm, in modo che il taglio praticamente risulti quasi invisibile, ma sia effettivo. Quindi partiamo dal piano di base. A questo punto vado a duplicarlo e a ruotarlo, quindi il primo taglio lo posso fare a 22 gradi e mezzo. Ruoto nuovamente e vedete, mi ha già fatto un taglio a 45 gradi, quindi mi ha preso lo spostamento che ho fatto io e me lo ha raddoppiato. Se continuo, lui continuerà a farmi tagli da 22 e mezzo. Eccolo qui. Quindi ho creato una serie di incroci a 90,
a 90 gradi semplicemente con tre tasti. Ok, se volete ve lo faccio rivedere. Torniamo indietro di tutti e tre. Quindi io sono partito creando il mio piano di base, lo seleziono e utilizzo il tasto duplica. Se leggete bene, il tasto si chiama duplica e ripeti. Quindi io duplico sul mio duplicato senza cliccare nient'altro. Vado a dargli l'angolazione, quindi lo spostamento di 22 gradi e mezzo, e clicco nuovamente duplica e ripeti. Quindi in questo caso verrà duplicato nuovamente il mio piano e verrà ripetuta la rotazione di 22 gradi e mezzo. Quindi ecco il mio piano perfettamente a 45 gradi. Un altro fino ad arrivare al mio piano a 90 gradi. Ecco qua, ve li faccio vedere in sezione. Eccoli qui. Qual è la difficoltà? Questi piani naturalmente in questo momento non li posso raggruppare perché se li raggruppo spariscono. Sono tutte forme vuote, non hanno dei pieni, quindi non vedrei più nulla. Quindi adesso l'unica cosa un pochino più difficile da fare è quella di andare a allineare tutto. Naturalmente la cosa più veloce per allineare tutto è utilizzare il tasto allinea. Quindi seleziono tutte le forme all'interno del piano di lavoro e vado a dirgli allinea. Ok? Allora, non ci dovrebbe interessare l'allineamento sull'asse Z, quindi in questo momento lo tralascio. Ci interessa sicuramente l'allineamento su X e su Y. Ecco qua. Come vedete, se mi avvicino un po', le forme sono allineate. Anzi, se ecco qua, forse ancora meglio se riesco a allinearle perfettamente. Ok, in questo momento io ho il mio taglio, okay, che verrà fatto su varie basi. Quale può essere il problema? Che se io taglio il mio cilindro in questo modo, in realtà lo spezzetto tutto. Quindi va bene l'orientamento dei piani, ma i piani vanno spostati uno con l'altro. Allora, vediamo se ci riusciamo semplicemente. Allora, per esempio, il piano orizzontale lo vado a far tagliare solamente nella parte alta. Il piano, in realtà, questo piano a 90 gradi mi può interessare, come no, diciamo che posso anche andare a rimuoverlo in questo caso. Per gli altri devo andare a trovare un taglio che non dia noia, che non danneggi, quindi li vado semplicemente a spostare fino a che non trovo una buona intersezione dell'uno con l'altro. Allora, eccolo qui. Questo per esempio lo posso abbassare un po', eccolo, abbassiamo uno, abbassiamo l'altro. Ok, eccolo qua. In questo momento io ho il mio cono tagliato in una parte, due parti, tre parti, quattro e cinque sezioni, ok? Che dovrebbero più o meno essere tutte congruenti tra loro, quindi non dovrebbero esserci piccole parti o sovrapposizione di tagli. Quando sono più o meno sicuro, vado a selezionare il tutto e vado a raggrupparlo. Si vedrà poco, ve lo dico subito. Eccolo qua. Si vanno a vedere semplicemente un'idea del taglio dove viene fatto. Vedete, andiamo a riportare a zero il cono. Eccolo qua. Vediamo se mi sono dimenticato qualcosa. Sì, mi sono dimenticato un piano. Eccolo qua, vedete? C'è un taglio di troppo qui. Ne ho uno qui e un altro qua che non mi interessa, quindi torniamo un attimo indietro e vediamo dove ho sbagliato. Allora, dove ho sbagliato? Eccolo qua, c'è un altro piano che non mi ero accorto ci fosse. Il buono della modellazione 3D è questa, è che con un paio di naturalmente un paio di clic, vedete, avevo levato naturalmente il piano sbagliato, posso tornare indietro e andare a correggere. Ok, a questo punto ci dovremmo essere. Uniamo nuovamente.
Eccolo qua. Rimettiamolo a zero. E in questo momento io ho sezionato abbastanza rapidamente il mio cono. Bene, per vedere la sezione, devo fare un passaggio al di fuori, quindi dobbiamo andare in un software di slicing. Quindi direi che anche se questa serie di webinar è più incentrata sulla modellazione, però vi volevo far vedere il taglio che non si può visualizzare bene direttamente all'interno di questa applicazione, quindi andiamo a dirgli esporta, comunque è una funzione che vi farà comodo, vi sarà utile. Cliccando su esporta potete scegliere sia cosa esportare. In questo momento noi abbiamo una sola forma, però come vedete la forma selezionata, oppure potete scegliere se esportare tutti gli elementi all'interno del progetto e poi in che modo esportarli. A noi interessano per la stampa 3D, quindi i formati che vanno bene sono o l'object o l'obj o l'STL. Possiamo esportare, diciamo di esportare l'STL. Cliccando vedete che verrà scaricato in automatico il vostro file. Una volta scaricato andiamo ad aprirlo con un software di slicing. Ok, ne apro uno a caso tanto per capire. Allora, se lo guardiamo esternamente i tagli si intuiscono ancora meno. Però il buono è che questi software hanno una serie di funzioni che mi permettono di separare le superfici che non sono unite. Quindi le possiamo vedere o attraverso o evidenziandoli, quindi 1, 2, 3, 4 e 5, esattamente i tagli che ho fatto, oppure possiamo andare addirittura a scomporre il mio oggetto. Bene, quindi avete visto che con pochissime operazioni, molto molto velocemente, sono andato a creare una sezione di cono rapidissimo. Ok, poi naturalmente per stamparlo rivediamo più avanti. Naturalmente stampandolo così l'oggetto presenta alcuni problemi, però quello che ci interessava oggi capire e vedere era come creare un oggetto sezionabile. Un'ultima cosa, se vedete il nostro cilindro non è perfettamente circolare, ma si notano abbastanza bene la segmentazione. Okay? Questo non è un errore, in realtà è dovuto semplicemente al fatto che abbiamo disegnato un cono con pochi lati, è una cosa facilmente risolvibile. Quindi torniamo sul nostro Tinkercad, dobbiamo separare nuovamente il nostro cilindro dai tagli e cliccare sempre solamente sul cilindro. Ok, quindi eccolo qua. Cliccando sul cilindro, separandolo dai tagli, quindi tornando a cliccare solamente il cilindro, si apre la finestra, eccolo qua, con le caratteristiche del mio cilindro. Quindi io ho ottenuto un numero di lati molto molto basso, 24, quindi una volta che lo esporto si vede bene questa segmentazione. Se vado ad aumentarlo anche di molto, lo posso portare al massimo a 64, senza cambiare nient'altro, e poi torno a unire il tutto. La forma che otterrò sarà una forma molto molto più regolare. Ok, questo lo posso vedere anche da qui. Proviamo a duplicare gli oggetti, quindi a metterli uno accanto all'altro. Ok, in questo momento sono identici. Ripeto l'operazione, quindi separo i tagli. Lo spostiamo un po' di più, altrimenti me lo taglia nuovamente. Diminuisco, in questo caso lo riporto al valore a cui siamo partiti, a 24, eccolo qua, e ricaccio, raggruppa. Ok, se li vado a vedere uno accanto all'altro, mi rendo facilmente conto. Scusate, se li metto uno accanto all'altro mi rendo facilmente conto, beh, già vedendo da questa visuale qui, che questa forma è molto più uniforme, la segmentazione è veramente ridotta al minimo
rispetto a questa dove si vedono già qui molto molto bene le facce che vanno a comporre il cubo, quindi sì, il cubo, scusatemi, il cilindro. Quindi diciamo che questa è una scelta estetica, però abbastanza semplice da risolvere. Ok, andiamo a vedere qua. Guardate, c'è sempre ovviamente un minimo di segmentazione, però in questo caso è veramente ridottissima, quindi la figura che uscirà sarà la figura di base, sarà una circonferenza. Qui probabilmente in stampa avremo una figura, no, abbastanza spigolosa. Perfetto, allora con questo direi che si può concludere questo primo appuntamento sulla modellazione 3D. Torno in webcam per salutarvi, per ringraziarvi e come sempre, se avete dubbi, domande, qualsiasi cosa, mi trovate in chat e vi rispondo a eventuali punti che sono stati poco chiari. Bene, grazie a tutti, arrivederci, alla prossima.